Mentre le pagine dei quotidiani nazionali si riempiono di articoli che raccontano di calcioscommesse, doping, adulti e bambini in curva che intonano cori di insulti ai giocatori, alle periferie delle cronache esiste un modo di vivere lo sport completamente diverso. Per dirla con le parole di Don Mazzi, lo sport resta una reale scuola di vita, di crescita personale e un momento insostituibile di aggregazione giovanile. È in quest'ottica che va letta e raccontata la storia del gruppo sportivo degli Oratori di Costa Volpino. Nata nel 2010 dall'unione dei gruppi sportivi degli Oratori di Cortipiano, Branico e La Costa, l'esperienza rappresenta a tutti gli effetti un esempio positivo di adesione collettiva a un progetto che vede giovanissimi e sport come binomio vincente per un'azione educativa completa. I giovanissimi calciatori, le loro famiglie, rappresentanti delle parrocchie e i tantissimi volontari si sono ritrovati all'oratorio di Corti per un momento conviviale di festa. I ragazzi è iniziata stamattina alle 10:30 con la messa, poi è proseguita con il pranzo da mezzogiorno ed è continuata oggi pomeriggio con giochi per i ragazzi, la tombola, la consegna del materiale sportivo per i ragazzi della scuola calcio. Poi alle 5 arriva Santa Lucia per i bambini più piccoli. Avevamo come iscrizione un centinaio di bambini e circa 130 adulti e credo che sia arrivato forse anche qualcuno in più, dovremmo essere circa in 250. I volontari che sono impegnati per questa giornata, ma non solo per questa giornata, anche per tutte le attività, sono veramente tanti. I responsabili della cucina qua di Corti si sono superati, siamo riusciti a fare lo spiedo bresciano in autonomia e poi abbiamo inventato lo spiedo non di maiale per i ragazzi, insomma, di fede non cristiana, per i musulmani, insomma. Quindi spiedo di pollo, coniglio e queste cose, insomma. Il lavoro è stato tanto, ma i ragazzi, signori, sono stati tutti bravi. È andato tutto bene. E in occasione delle feste natalizie anche il gruppo sportivo degli Oratori di Costa Volpino ha allestito il suo presepio personalissimo.